Sono strani giorni questi, di solitudine, isolamento. Fino a domenica, quando in realtà c'è stato questo flash mob sulle finestre, io ero un po' lontano dalla finestra e quindi ho sentito in lontananza questo richiamo dal deserto. If you hear some music right now, at 6 o'clock, it was they organized everyone in Italy basically to play music from out their window. So we create a nationwide concert to lift our spirits. Difficile per tutti, ma soprattutto per le persone che non sono state bene, che hanno parenti che non sono stati bene, e per il personale sanitario che sta aiutando tutti tantissimo, lavorando tantissimo, quindi i miei pensieri sono con loro. Quello che stiamo vivendo in questo periodo, che perlomeno sto vivendo qui io, è comunque un mondo di speranza. Vedo la gente che ogni giorno puntualissima si affaccia alle 18 o mi chiama con le pentole. I flash mob, anche nel mio caso, i flash mob sono un modo per essere più vicini, un appuntamento giornaliero o quasi giornaliero per essere più sociali. Noi artisti abbiamo deciso di partecipare a questi flash mob per allietare il momento e abbracciare virtualmente l'Italia. In cui siamo è decisamente eccezionale e secondo me facciamo bene a ricordarci che è un'eccezione rispetto alla vita normale di tutti, in particolare la limitazione della nostra socialità. Il motivo per cui secondo me si fa è perché ci sentiamo noi, ci sentiamo un noi, sentiamo di essere tutti insieme e non separati come prima. Felice di stare lassù, dipinto di blu. La musica ci trasporta in un mondo a sé e ci fa dimenticare questa brutta situazione, ce la fa affrontare. Così, noi italiani riusciamo sempre ad inventarci qualcosa di straordinario anche nei momenti più difficili. Forse in questo momento è ora di gridare, è ora di fare rumore, è ora di prendere qualsiasi cosa, quello che avete, quello che abbiamo, e trovare la nostra vibrazione, la nostra melodia, comunicare, trasformare quello che stiamo vivendo, individualmente e collettivamente. Flash Mob è stato un bellissimo esempio per capire ancora una volta di quanto la musica sia importante in una società, in una comunità. Come dice una poetessa italiana, Alda Merini, la musica fa respirare. Questa storia serva per il dopo a tanti, per maturare un futuro un pochino meglio, più sano. Mm.
momento lì al balcone me lo ricorderò per sempre, perché mi ha dato tutta la vita di cui avevo bisogno per poter continuare. Penso che le armi più efficaci che abbiamo per contrastare il virus siano la musica e la cultura. Quindi riempiamo le nostre giornate di bellezza, sconfiggiamo questo virus a colpi di musica e presto potremo tornare ad abbracciarci tutti quanti. La musica ci salverà. Grazie! Ciao! Ciao!